Filippo sa preparare il PR della vita, 185 kg che non ha mai chiuso in vita sua. Mai, massimo ho fatto 180 kg in gara. Oh, quindi proviamo, li vuoi provare perché se la sente. Quindi se fosse che li chiudi addirittura ti abbiamo fatto il test antidoping sul tuo PR. Il giorno prima del PR. Il giorno prima del PR. Sarebbe impossibile sfuggire. Vuol dire che sei... No, se sono pieno comunque si vedrà sull'analisi. Quindi... Sì, pieno come nuovo. Quindi... Pieno come nuovo. Non c'è scampo. Dai Filippone, dai che richiudi. Buongiorno a tutti ragazzi, ci troviamo alla Elisir di Perugia e siamo venuti a trovare il buon Filippo. Eccoci qua. Dopo avergli fatto il test antidoping, che non sappiamo ancora perché il referto noi dobbiamo ancora averlo, non lo so. Per me è ancora dopato. Per noi è dopato. Poi per me. Sì, diciamo che questi video qua testimoniano, perché oggi faremo un video di allenamento sulla panca piana, dove io e Filippo ci alleniamo normalmente, Luca farà da... Facciamo singole pesi. Da spotter, no? E da arbitro anche. Facciamo pesa... Sì, sì, io magari faccio... un lavoro sulla percentuale di una singola che provo oggi. Sì, sì, sì. Tu cosa sì, devi sì. fare? Io in teoria dovrei fare massimo 10 serie a 175. Un megoglione. Veramentino. Mega pizza e fighi. E Luca farà da pagliaccio. Che imbecille. Imbecille. No, perché ragazzi, oltre a me mi sono stirato e non ce la faccio. Cioè, dopo magari gara. Provo un po' di chess così, ma non riesco a sarebbe. Sì, polso slogato. Sì, sì, si dice così. Allora, per chi dice che il test antidoping gliel'abbiamo fatto, lui ha staccato prima, perché ha queste teorie, ecco, questi video qua documentano che lui comunque sia la forza l'ha mantenuta. Le masse adesso non è ancora neanche in pump, quindi... No, perché hanno scritto nei commenti, avrà staccato. Allora, se ha staccato, ricordatevi che oggi, la sua prestazione di oggi dovrebbe essere off. E se avesse staccato da pochissimo, l'abbiamo fatto ieri, se è staccato da pochissimo, comunque sia dovrebbe rientrare come dopato, quindi. Sì, sì, sì. E se ha staccato da tempo, dovrebbe saltare fuori lo stesso, però di questa forza, quindi. Esatto, quindi in ogni caso la prova del 9, basta. Io direi di abbiamo fatto il test e contro test, quindi silenzio. Andiamo con 60 kg. Io magari faccio un massimale del giorno, vediamo quanto ho di una ripetizione, poi faccio un lavoro percentuale scalata. Quindi massimale di crociera, direbbe qualcuno. Allora, bilanciere bello liscio, da weightlifting che gira, quindi ogni chilo vale un chilo e mezzo. Ma prova a venire un pelino più giù? Non fare. No. Cazzo. Madonna che barivi di quel pre lì, puttana Eva. Trovo il caso di Luca e si inizia già a sentire. Cosa ne pensi della panca di PC? Gamba larga. Mi troverai così, Perché... Cioè è proprio brutale, eh. Cioè c'è un sacco di controllo, un sacco di equilibrio, ma è proprio è molto brutale. Uila! Oh, madonna! Sono grosso? Non saprei cosa dire. Sono rimasto sbalordito. Dopo quando sono bello grosso, io non so come te che sono pompato quando mi alzo dal letto, figa. Magin. Canotte Magin. Magin o Magin? Magin. Magin. Mi raccomando, lo shop di Filippo. Magin. Abbiamo aggiunto due dischi da 20, quindi siamo a 100, però sembrano da 10 perché sono compasi, sono di marca. No, sono quelli vecchi della Technogym, questi pesano, eh. Non sono i gommoni che fanno adesso, cioè questi... No, lo dico per gli hater che poi, ma avete caricato... Ah, beh, figa, c'è scritto 20, cazzo. 100 kg, mi dicono, no, ma non noi. Era 100 kg. Adesso... E ancora, Dio cane. Su. Fallo, vedi che tu lo fai andare verso il viso, fai appena tac, qua, dove è più alto. Oh... Ancora un pelino più là e qua resti più giù. Qua resti più chiuso. Bravo, bravo, anche di qua, eh. Oh, cazzo! Senti come ti appoggi sul dorso? Capito? Aspetta, figlio, apri un attimo la manina. Ah, non l'ho fatto 81 lui. Io lo faccio stretta? Medio. Tieni presa stretta? No, stretta no, ma non è neanche 81. Io quando faccio stretta metto i mignoli sugli 81. E quello sì, non variante, mignoli 81. Tra l'indice metto il medio. Ah, 81. Vabbè, ci sta, si cambia poco alla fine. Punto più sui tricipiti che sul petto. Sì. E lui la fa un po' ghigliottinata. Sì. Sì. Perché non gli rompi le palle a lui? Lui è grosso, mi mena. Non ci voglio litigare con quelli grossi, ma piace. Sai cos'è che non mi piace della tua panca, Filippo? Come metti i piedi? Le vedete larghi. Lo trovo meglio, gambe larghe. Cioè, più sei chiuso, più sei compatto, vicino, più sei stabile. Ma tu sei molto aperto, capito? Sei fortissimo lo stesso. Se tu da questo qua fai questo. Minchia che sei più forte e soprattutto le gambe al posto di essere così che spingo così così verso qua, minchia. Adesso ci provo. Cioè, ci metti 10 kg, 10 kg secchi, fiabo, da come sì, la fai. Arriviamo a 200 oggi. Leg drive, cazzo, spingo sulle gambe. Abbiamo 120 kg? Sì, 120. Abbiamo anche il nostro infiltrato speciale, abbassati un po', facciamo vedere. Si è allenato molto per tradire il tuo amico PC. Cosa dici a quelli che dicono che ci siamo messi d'accordo? L'hanno già detto, hanno già detto che tu l'avevi informato prima. Certo, chiaramente.
No, 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 proprio non ci siamo capiti proprio ma per niente. Anche della mia faccia, ma tra l'altro io ho sentito una loro conversazione di Pigi che ha detto: cazzo, io pensavo che me l'avresti detto, sai? Lui pure pensava. Niente. No, ho fatto lo snitch proprio per bene. Con lo sbattimento che ci siamo fatti, la gente dice che l'abbiamo avvertito. Ma lo sapevamo già tanto, eh. Sì, no, bello. Iper ultra genuino, ci siamo messi d'accordo con lui. È andato tutto proprio liscio come l'olio. Sì, no? Anche perché sennò ci vedevamo di farci lo sbattimento, se tanto doveva essere finto, cioè ci concordavamo, lo facevamo senza. Tra l'altro, eccolo, lui è il mio socio. Lui è il CEO, l'amministratore delegato di Imagine. Esatto. È lui che sta dietro a marchingegnare tutto. Sì, Filippo ci mette i muscoli. A perdere la ragione, a perdere proprio la testa. Filippo ci mette i muscoli e lui la testa. Esatto, funziona così, no? Bello forte, fiato, pancia, scendi. Opa, fermo, oh. Dai, bel fermo, che ce ne hai? Senti il dorso, oh, su, opa, bello, bravo. Tieni il punto avanti. No, no, gira queste punte avanti. Bello questo. Opa, oh. Un pelino più in qua, senti la gamba e spingi forte con la gamba. Bravo. Non prende neanche aria poi, Fa volare. Tutta apnea. Non ci pensi, cazzo. Però sono tutte quelle piccole robe che, cioè, è vero, mi danno così in più. Quando finisco panca mi accorgo di non pensare al leg drive, alla respirazione, non pensa a un cazzo, penso alla spingere. Sei fortissimo, la fai a caso. Ho fatto 4 ripetizioni in apnea. Se tu ogni rep invece ti gonfi, a parte che vabbè pigli qualche centimetro di spessore in più. Sì. Poi sei più forte. Allora, per me adesso 130. Sì, ma principessa, Ma te stai prendendo un cazzo. Lì ti togli dalla minchia. Fai vedere che le scarpette da Goku. 140 per Filippone. Fermo, su. Aspetta, prendi il fiato, apri la pancia, stringi, fermo, parti. Giù, fermo, spingi. Fermo. Fiato, pancia, stringi, scendi. Spingi. Oh, figa, da lì. Qual è questo odore di vasellina che sento? Io. Ho messo la crema per il tuo. Hai messo la. Ma non è vaselina, è arnica, imbecille, l'odore di vaselina, mica c'ha l'odore a vaselina. Poi te come fai a sapere l'odore della vaselina? Cosa usi a fare? Mi ricordo. 140 kg, vediamo come li sentiamo oggi. Non te lo do più quel prelì, non ti fa bene. Oh, bello. Opa! Beh, direi che come Mav può andare, dai, tengo questo. Sta venendo voglia di rimettermi a far panca, credo. Perché dopo se mi rimetto a farla, dopo vi do la paga. L'ultima panca di Luca, la potete vedere nel video. God of, non c'è. Ah, sì, il tuo. Quanto abbiamo? 160. Sai che cosa, Cri? Quando magari la fa pesante, io salto su e te salta su lì. Siediti lì. Ah. Almeno contro vi lanciamo. Oh. Cazzo. Opa. Fa un bel fermo. Op. Non appena, hai visto, visibile. Adesso Filippo va a 170 kg, io dopo farò un lavoro di back off dove faccio delle doppie a 130. E siccome voglio stare dietro per tutte le 10 serie che lui deve fare, bisogno, magari non poi ti rompevo il cazzo, però li ho anticipati e dopo io ho le robe, ho le rate, quindi scendo in banca e non ho tempo di andare in banca, nessuno mi dia, ce l'ho bisogno. Aspetta, facciamo perché lui era lì a parlare al telefono. Sono andato a prendere il telefono da carica. Adesso Filippo passa a 170 kg, io farò un lavoro di back off di doppie a 130 e dopo 175 e da lì parte il lavorone di Filippo. Opa. Ho tirato il volante. 130. Certo, mia regina, certo, subito. Dai, almeno fai qualcosa. Volano. Dai. Bam, bello gnecco, sentilo qua. Boom. Op. Sì. Bella. Dai, mettili su ancora, 5. Gli abbiamo fatto il test e dopo l'abbiamo dopato. Dopo l'abbiamo dopato. Effettivamente il pre-workout di Luca non sappiamo quanto sia. È un segreto, nessuno lo sa. Un po' sospetto. Che tu hai appena dato una sniffata al sale così. Sì, è bonus, riscaldamento. Per staccare il bilanciere. Riscaldamento. Non sono per niente al mio top forma di panca, avevo fatto i 130, la doppia l'ho sentita pesante, sono una merda. Perché oggi nessuno sarà... Sotto, non tenerli aperti che se ne vanno a fanculo. Madonna, Madonna. Sotto allora, bene, mica sì, finta. Fatemelo, perché piano, poi parto però, subito. Sì, fammelo tu. Ma come si aspetta? Come devo fare? Tira, metti qua. A me fa schifo questo. Senti che bello. Aspetta, schiaccia. Però una volta aumenti in esplorata. Madonna. No, vai vicino.
Opa! Chiudi questi. Quando parti, tienili chiusi. Oh, sì. Non capisco se, se mi danno un aiuto o mi svantaggiano. Allora, Chris, sai che cosa? Dovresti farlo un attimo prima, non subito andare sotto, perché sennò sei un po' confuso. Minchia. Cioè, tipo tu la fai quando io stacco. La fai all'entrata, poi vai davanti al bilanciere, respiri un attimo. Cioè, lo stimolo te lo devi fare un attimo. Ma perché prima non fai un video tutorial su come usare sti cazzo di sali? Perché faccio male alle persone. Luca c'ha i trick per svegliarsi, prima di andare in palestra, per rilassarsi, per dormire, per tutto. Però io... Figa, The Chemist. Tu sei un biohacker. Biohacker. Luca, per ogni cosa c'è una sostanza giusta per il momento. Proprio... Non è Luca, è il mondo. Il mondo ti dà offre... tutte le sostanze che... Capito? Devi solo conoscerle. È un naturopata. 2, 4, 6, 7... E 2 e mezzo. Cioè, la vita ti offre già tutto quello che c'è a disposizione per vivere. La vita ti offre tutta la droga che vuoi. Devi solo sapere dove andare a prendere. Devi solo conoscere le persone giuste. Vicini, vicini. Metà. Buona, eh? Tiratene una pure tu, Luca. Ah, sì. Aspetta. Puttana, Eva. Almeno stacchi meglio. Ah, puttana, che lì, mettiti di che figa, la faccio decollare, sta cazzo di panca. Buona, Nuovo. Uno. Opa. 80? No. Però una. Due. Opa. Minchia. Volevo tenerla che mi pompava un po' prima. Ma col pre e le sali ho dovuto spogliarmi, stavo implodendo. Faccio l'ultima doppia con 130 kg e poi lavoro a panca stretta. Opa! Allora, diamo qualche risposta in diretta a qualche commentatore. Aspetta, aspetta. Sai che il mio telefono c'ha tutti i suoi tempi. Lo so. Devi modificare anche un po' il telefono, non c'è qualche trick? No. Cambiarlo. Non sono un hacker di telefoni, sono un hacker di umani. Vediamo un attimino che commenti hanno fatto. Spento. No. 180? Dai. Dove sono i 180 sali? Per Filippo. In teoria sarebbe il massimale, in teoria. In teoria dagliela una raglia, dai Filippo. Su, fai l'uomo, eh. In teoria sì, quello deve dai, essere. Dai. Sotto, sotto. Sì. Che partenza, puttana Eva. Bravo. Cioè criticavate giustamente le Iene, avete fatto la stessa cosa solo per click, fantastico. Ma come sono scemo? Ma è scemo? Intanto i test l'hanno fatto veramente, intanto. No, ma il punto è che noi abbiamo criticato le Iene perché non l'hanno fatto. Esatto. Anzi, abbiamo detto, se l'avessero fatto, sarebbero stati dei grandi. Sì. Ma che scemo? Sì, vabbè. Mamma mia, che babbuini. Ma secondo me è uno analisi così, analisi del testosterone, come suggeriva Master, o test antidoping. Analisi del testosterone. Analisi del testosterone. Vabbè, questo altri vari... Scoprirà una il video. Vince Natural, come lui è Jay Cutler. Okay. 50 euro sul bianco che è natural barra fenomeno genetico e nonostante questo PC sarà sempre perché su... mi chiamano Picci? Tutti PC. Su internet mi chiamano Picci, devono storpiare PC. Apposta Piccione palesemente fuffa, l'amico l'ha avvisato prima altrimenti sarebbe un suo nemico. Ma in realtà, sa benissimo che io sono natural, per questo ha progettato tutto questo, no? Altrimenti non l'avrebbe mai fatto, cioè proprio gentile. Ma però questo è partito dal presupposto che tu sia dopato. Però sì, questo è partito, non è essere non oggettivi. Non è possibile che io sia natural. Non è possibile. Quale. Sì, no. Nessuno ti dà nessuna possibilità. Niente. Ma poi, allora, supponiamo che ti abbia avvertito, ok? Ad ogni modo l'esame c'è, a meno che non abbiamo... Oggi ho fatto 180 kg, appena fatto 180 kg di panca quando l'ho portato in gara, quindi se hai in top forma. Esatto, se hai stoppato, comunque sia... Non dovrei riuscire a fare 180 kg, per non dovresti essere così grosso, e se hai staccato prima, l'esame lo rileva comunque, perché non Dai, raga, allora... Quindi non c'è via di scampo, no, non c'è ma via di scampo. Allora, questa roba qua è inutile che scrivano ste minchiate, perché dopo, anche davanti ad Alex Zuccaro, leggeremo delle cose che sono... palesemente, cioè da lì non scappi, sono numeri e sono indicazioni che se uno è sotto steroidi o li ha staccati da poco non possono essere dentro. Quindi, e dopo io sto parlando che non li ho ancora visti, magari sono fuori. Sì, magari abbiamo tutto messo. Però no, dopo però, la gente partire... che dice, cioè noi partiamo di notte per venire qua, facciamo tutto il video che siamo in macchina, e questi lì che si sono messi d'accordo, cioè sì. Ma ci spiace, ma questo... Dice, senza amico era più credibile. Senza amico non l'avremmo fatto realistico, esatto. Perché come cazzo facevamo? Praticamente tutto il video dove lui si sveglia sarebbe tutto finto. È tutto finto. Altrimenti dici, potete fare quello che volete ma non serve analisi o altro, basta visionare. Ah.
Ok, l'analisi non serve. L'occhio è più credibile, più attendibile dell'analisi. Dei dati, di delle analisi fatte da medici e valutate da esperti. L'occhio è più credibile. L'occhio di Stefano Silvestrelli, che è noto. Endocrinologo di livello... Chiaramente. Che dice? Ha detto sta cagata qua, sta cazzata qua. Scatenati. Sembra una pagliacciata. Ma va a cagare su, ma chi pensate di prendere per il culo esattamente? Vabbè, dopo una cosa fatta... Io vorrei vederli. Oh, sono tutti così. Sono tutti. Dio Cristo. Una cosa fatta in buona fede. Sì, sono un po'. Dopo, vabbè, questa... Sono così questi, eh. Allora, secondo me di base c'è il fatto che questa gente ha capito che questo video farà boom e quindi sono già incazzati. Bambini di merda. Sono già incazzati. Quindi dalla frustrazione nervosa screditano, ma sapendo magari di dire una cazzata, capito? Vi rode. Perché se tu guardi il video è palese che siamo partiti di notte, cioè abbiamo le facce demolite. Allora c'è da dire, dai, che non il video non è ancora uscito, quindi giustamente si va... Però se dopo, quando tutto cazzo è stato mostrato, dico una cosa così, allora cambiate gli occhiali, cambiate le lenti, dai. Vabbè, dai, ma poi è anche brutto perché comunque abbiamo fatto una roba, un gesto che secondo me è anche bello nei suoi confronti. Per fare una roba sincera, che io almeno, te sei un coglione, però io sono famoso per la mia sincerità, per la roba. Quindi abbiamo fatto un contro te, una cosa diversa dalle Iene, per dimostrare, e questi ci dicono che facciamo una roba uguale. Sì. Vabbè, parleranno poi i dati. Dai, parte Filippone. Ma poi c'è da dire che non hanno visto il video. Sì, infatti. Quindi poi quando vedi il video... Però partire già con la malfidenza. Esatto, già prevenuti. Già partire prevenuti. Quello sì. O cioè... Non è educazione. Tieni la panchettina che qua. Dagliene, drago! Opa, sì! Meglio di prima. Molto meglio di prima. Meglio di prima perché è anche affondato un po'. Molto meglio di prima, eh. Ok, faccio panca stretta a 120. Easy. Attenzione ragazzi, sta per succedere una cosa molto importante. Filippo sta per provare il PR della vita, 185 kg che non ha mai chiuso in vita sua. Mai, massimo ho fatto 180 kg in gara. Oh, quindi proviamo, li vuoi provare perché se la sente. Quindi se fosse che li chiudi, addirittura ti abbiamo fatto il test antidoping sul tuo PR. Il giorno prima del PR. Il giorno prima del PR. Sarebbe impossibile sfuggire. Vuol dire che sei... No, se sono pieno comunque si vedrà sull'analisi. Quindi... Sì, pieno come nuovo. Quindi... Pieno come nuovo. Non c'è scampo. Non c'è scampo. Dai Filippo, dai che li chiudi. Vicina. Sono arrivati a me. Dai. Ma ci siamo visto prima o poi? No, no, mai. Okay. Volano. Dai Filippo. Vamos. Vai. Io. Ma per fretta. Dai, che sono facili, eh. Dai, eh. Su! Opa! Su! Opa! Dai! Opa! Sì! Opa! Sì! Grande Filippone! Grande Filippone! Madonna! Uno. Tanta roba! Che animale! Bello, vero? Grazie. Questa è buona, eh! Questa è molto buona! Bello! Bravo. 185 finalmente! E adesso? Non chiusi benissimo, però comunque sia, sono all'ultima settimana di programmazione, dopo 2 mesi che non scarico sono disintegrato e sono contentissimo di averli fatti. Allora, stai vedendo? Grande Filippone! Luca Silvarelli, quello che prima sta scrivendo che i chili in realtà non sono quelli. E adesso sai cosa faccio? Guarda cosa faccio. Fagli vedere, Luca. Guarda, conta. Guarda cosa faccio, conta. Con gli occhiali. Facciamo vedere tutto, li togliamo peso per peso. A meno che noi li abbiamo giunti adesso, in questo istante che non ho fatto un taglio. Due e mezzo. 10. Ah, togli anche di là, sennò si ribalta il peso. Vabbè, è chiuso, eh. No, però se togli il peso di qua si ribalta questo. Via. Ah. 20. E qua c'è l'altro 20. Oh. 185. PR della vita. Magari ha il coraggio di dire che di là ce n'era. PR sotto testa. Questa volta si è compensato. Sì. Evo. PR testato. Quindi noi dobbiamo sempre documentare tutto. E va ben fermo. Op. Oh, figa, vai meglio. Oh, sì. In confronto alla prima che è andato giù tutto stabile. Instabile. Ma sì, vabbè, io sto giocando. Il focus è Filippo. Sempre gioco. Adesso ho scaricato a 180 kg, fa un'altra singola così. Tanto l'importante è che ho fatto 185, anche se fallisco questa. Ma sì. Pace. Ma no, fallirli no, però magari sono difficili. Vediamo.
che sono staccato. Diranno così. Opa! Bellissima! Minchia. Sono gasatissimo, sono contentissimo. Via, 120. La droga dà, la droga dai. Sì. Ne volato. Bello. Io mi sono spaventato, via. L'ho rilasciato, mi ha dato un colpo. Siamo alla settima serie per Filippo a 180. Ancora, ok. Vai. Ma chiuderle tutte. Facile. Devo chiuderle tutte, cazzo. Quasi sempre. Chiedevi tutte a 185, le chiedevi. Ma quelli siete più semplici forse di oggi. Bello, eh. Fermo. Opa. Fatta bene questa, brava. Ultima dell'allenamento. Filippo chiude con 180 e poi abbiamo finito di allenarci. Oh, bella. E si chiude l'allenamento con goduria. Madonna. Bravo. Bene ragazzi, l'allenamento è stato fatto, ci siamo divertiti, Filippo si è portato a casa un bel PR. Io sono strafelicissimo, considerando che sono nell'ultima settimana di accumulo, quindi dovrei essere stanco in teoria, eppure PR. Marca vaga, vuol dire che se scarichi in realtà il massimale è molto più alto. Sì, esatto. Quanto avrai di massimale? È stato realistico con scarico fatto. Con un fermo da gara 190. 190 sì, penso. 90 con un bel per fermo. Come ho sentito i 185 da stanco. Solo dovessi imparare a scaldarti un po' di più, sì, capito? Esatto. Arrivare come arriva adesso andavi di più con anche l'accumulo. Ho altre 5 di serie. Minchia, ma sei diventato l'ultima la migliore che hai fatto. Sì, sono tipo migliorate man mano che sì. All'inizio c'era un po' di sticking point finale nel tricipite. Che si ha sempre paura a stancarsi, quando si fa ma uno e invece dopo il riscaldamento vero capisci che ce l'hai dopo. Però comunque è andata benissimo. Ti ha fatto volare, quindi va bene. C'è un margine allucinante. Io direi alla grande. Lucone ci ha fatto da assistente, quindi grazie a Luca. Lucone numero uno, a supportare. Molto, molto gentile. Tre passi avanti a noi. Fatto chiudere il 185. Guarda, tre passi avanti a noi. Tre passi avanti a noi. Così? Così. Ma Luca sempre così. Qualche passo avanti. E è il scemo, bello, c'è una reputazione da mantenere. E il trick, vedi, lui usa sempre qualche trick. Hacking. Sempre. Hacking. Molto bene ragazzi, dai, ci siamo divertiti. Sì, ci vediamo bene. Alla prossima, adesso registreremo altre cose che usciranno sia nel canale di Luca. Io ve lo dico sempre, per capire tutta la storia che stiamo creando dovete seguire tutti i canali che fanno parte del nostro settore. Quindi è perché è proprio collegamento, come adesso come la abbiamo quasi convinto Filippone a cominciare a spingere su YouTube, diciamolo. Ah sì, Filippo, apri questo cazzo di canale. Sì, apri sto cazzo di canale. Va bene, va bene. Dai, magari quando uscirà questo video sarà già aperto. Vedremo. Ci vediamo alla prossima, ciao! Basta. Bello questo video, dai. Figa, un po' spaccato. No?